fermi tutti, vi spiego. Avete presente i siti di incontri, ok? Quelli dove ci vanno i maggiorenni. Tutti quelli minorenni purtroppo non ci possono andare, ok? Per ovvi motivi. Però insomma, i siti di incontri sono dei siti normalissimi dove potete conoscere magari la vostra metà o semplicemente un amico o un'amica. Il fatto è che tipo io sono andato giusto per cercare una ragazza per giocare a Minecraft. L'ho fatto proprio così. Stormo mio, in questo video saluto Stella, Valentina e Angelo. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra parte preferita, perché vi saluto nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché c'è una grande percentuale di voi che ancora non l'ha fatto, quindi fatelo. E ha funzionato, ne ho trovata una che gioca a Minecraft. Non vi dico il sito perché non voglio fare pubblicità ingannevole, ma comunque è incredibile. E ci siamo dati appuntamento, raga, non sapete da quanto lo sto organizzando questo video. Ci siamo dati appuntamento all'interno di questo server di Minecraft che ha creato lei. L'ha scritto Sbreezer 2. Non so per quale motivo ha scritto Sbreezer 2. Forse perché io ho parlato un po' che io sono uno youtuber. Però il fatto è che è molto grande, tipo ha una ventina di anni. Quindi non è una bambina, ok? Quindi non lo so. Magari oh mio Dio. Ok, andiamo. Non parlo. Voglio vedere quello che accade, ok? Intanto ragazzi, vi ricordo che ogni giorno vado in diretta nel mio canale Viola alle 20. E lì faccio un casino di cose ogni volta. Ok, eccoci qua. Ciao. Oh mio Dio, si chiama Palla 003. E quel 003 un po' mi fa presagire il fatto che non abbia veramente 20 anni. Ciao Francesco. Ciao. Aspetta, come si chiama? Alessandra, come stai? Scusami per il ritardo. Oh mio Dio, questa qua non sa minimamente che sto registrando. Veramente, raga, vi rendete conto che l'ho conosciuto in un sito di incontri? Le persone ci vanno lì per fidanzarsi. Oh mio Dio, tu come stai? Tutto bene? Tutto bene, specialmente perché che contenuto. Oh, non fa nulla, tranquillo. No, sì, tutto benissimo. Non sto solamente facendo un video su YouTube. Io spero che non me lo demonetizzano questa cosa. Iniziamo. Se vuoi mi parli un po' di te. Non sbaglio, lei tipo praticamente tra 20 minuti devo andare. No! Pensavo che rimanessi per qualche oretta. 20 minuti sono pop per un video. Non lo faccio perché. Però lo sto organizzando da troppo tempo questa cosa. Io spero vivamente che la ragazza non si prenda male. Vabbè, io inizierei già a prendere un po' di legna. Io, in caso questa sera, se ci sei, top! Dai, iniziamo. Grevezzi, ok, perché parla così? Oh mio Dio, raga, non lo so, sembra un po' strana, mannaggia. Raccontami un po' di te. Ok, ragazzi, voglio vedere, voglio conoscere meglio questa ragazza e voglio vedere se può essere la mia vera metà. Oh sì, ok, vediamo cosa accade. Vediamo cosa mi dice. Sono di Roma, ok, io devo andare a Roma e il 30 devo andare a Roma perché devo fare una sponsorizzazione. Quindi sì, ci sono. Sono di Roma, ottimo. Io di Palermo. Sai che non sono, ma anzi no, facciamo. Sai che ci vado spesso a Roma? Sono un po', e poi sono anche un po' timida. No, tranquilli, con me proprio timida, ragazza mia. Non lo sarei né ora e né mai. Forse. Non ci posso credere. Ok, vediamo cosa stai dicendo. Davvero possiamo anche vederci? Sì, il 30 vado a Roma perché devo fare una sponsor. Quindi potremmo vederci lì. Forte il cavolo. Sì. Ah, no, che sto scherzando, non sono davvero così. Oddio, greve. Ma perché dice greve? Madonna, metto roba di tutti i romani. Che dite greve? Mi sa proprio di sì a questo punto. Ok. Praticamente vorrei fare un piccone. Non sai farlo? Lo faccio io. Così almeno andiamo avanti, perché mi deve parlare ancora di più di lei. Io voglio sapere di più. Tanto ho 20 anni, non vado in carcere. grazie. Ah, vero, 20 anni hai? Perché quello 003 nel nome mi sembra strano. Magari non lo so, magari è tipo di sua sorella. Che cavolo ne so io, raga. Però effettivamente, cioè,
non lo so, è molto sap. Ah, come ha? Oddio, raga, ho fatto forse una cosa sbagliata. Non dovevo dirgli questo. Magari. Magari adesso mi dice tipo che non sono fatti miei. Praticamente il mio profilo di mio fratello, praticamente. Ah, ok. Ma raga, ma contate tutte le volte, scrivetemelo in chat, tutte le volte che dice che praticamente verrete salutati nel prossimo video. Perché sta scrivendo troppo praticamente in questo momento. Davvero un sacco. Va bene. Da quant'è che giochi a Minecraft? Magari, non lo so, non so, non ho la minima idea di quanto potrebbe giocare a Minecraft lei. Sembra, ragazzi, sapete cosa mi ricorda? Mi ricorda un sacco quando io facevo i video con Pesca, la fan, ok? Il fatto è che lei è completamente una ragazza che non è mia fan. Mi è andata a vedere su YouTube, ma non è mia fan, non mi conosceva mica. Anche perché a 20 anni, insomma, diciamo che non è che mi può conoscere a 20 anni. Cioè, nel senso, ci sono miei fan che sono grandi, ma la maggior parte, insomma, sono tra le medie superiori, prime superiori. Quindi appunto l'ho fatto apposta. E la cosa funziona con me. Posso... No, no, è leftata. Perché è leftata? Ah, è ritornata. Tutto bene? Gli è crashata. Ma raga, ma a Roma non c'è la 100 mega? Scusatemi, scusami. Ma sai che è successo? Magari gli sarà crashato forse. Oddio. La connessione. Tranquilla. Va tutto bene. Tranquillissima. Tanto qua io mi sto facendo il sedere per te. Ok, raga. Sei vergine? Oddio. Oh, raga, io ho scanciato la bomba. Non dovevo. No, sono pesci. Io leone. Leone. Lemone. Lemone, gli ho scritto lemone, ragazzi. Ho scritto lemone, mannaggia a me. Non dovevo. Pesci e leone stanno bene insieme. Figo. Una cosa. Ah, aspetta, ti faccio questa linguetta, ragazzi. Che questa linguetta fa innamorare tutte le ragazze. Cosa ho trovato? Ho trovato il ferro. Ho trovato il fetto. No, il ferro. Che effetto, madonna santa. Ma oh, raga, siamo sicuri che ha 20 anni questa che mi sbaglia a scrivere? Beh, io spero vivamente di sì. Ok, facciamo una cosa, raga. Cosa gli possiamo chiedere? Scrivetevi qua sotto nei commenti cosa gli posso chiedere, raga. Non me lo han dato. Come non te l'ha dato? Come? Forse sta laggando. Starai laggando. Da quant'è che giochi al PC? Vediamo un po'. Perché giusto, raga, mi sono andato a cercare la ragazza che, guarda caso, gioca che videogiochi. Io ho messo ovviamente il range per cercare tipo in questo sito di incontri. Io l'ho messo tipo in almeno tipo 100 km, tutta l'Italia, insomma. E quindi di conseguenza è normale che magari mi è andato a prendere una ragazza che giusto gioca ai videogiochi. Almeno in tutta l'Italia ce n'è una che sta in un sito di incontri, effettivamente. Ed è proprio qua. Ma questa cosa l'ha mai fatta nessuno? O sono l'unico decelebrato che fa ste cose? Ah, ma forse non si rompe il ferro con il piccone di legno. No, con quello di pietra. Mi sa che gioca anche da poco su Minecraft. Praticamente pensavo di sì. Lo so. Ma in realtà non è proprio per nulla così. Andiamo a farci casa prima che viene la notte. Studi? Vediamo se studia. Così almeno sono stracurioso. Voglio vedere se studia. Sì, oh, sì, studio. Cosa? Vediamo un po'. Beh, va a Roma. Cioè, a Roma ci sono le meglio università. Vieni qua, vieni. Oh, ok, bene, forse se la saluto così. Non ti interessa. Come? Perché è illegale? Ma? Perché non me lo vuole dire? È un segreto. Va bene. Ho paura di quello che potrebbe studiare. Andiamo avanti. Ok, facciamola qua la casa. Ma ok, che cosa gli chiediamo, ragazzi? Ti piace Palermo? Facciamo qua la casa. Ok, perfetto, Palermo. Stanno volando i 20 minuti. Devi andare. Ti mi piace Palermo. Cavolo, no, deve andare prima questa, mi sa, raga. Comunque stanno volando i 20 minuti, forse non si... Beh, vuol dire che non si sta annoiando. Si deve andare, va bene. Ci vediamo. Comunque, se vedrai un video su di te, lascia stare. È per divertirsi. Ciao. Un video? Sì, lascia perdere. Ciao. Ok. Ah, oh no, raga, forse ho fatto un casino. Breve. Ha scritto greve all'ultimo. Ok, mio Dio, scrivetemi qua sotto nei commenti quello che potrei fare con questa ragazza, quello che potrei chiederle, se dovrei continuare, perché è incredibile. È veramente incredibile.